Città di Castello ieri ha festeggiato i santi patroni Florido e Amanzio. Il vescovo Domenico Canciana ha presieduto il pontificale per chiudere il giubileo della misericordia e ora avviare la visita pastorale. Oggi viviamo tempi colmi di grandi speranze e di forti contraddizioni, ha detto il vescovo. Abbiamo molteplici esempi positivi e incoraggianti, ha sottolineato il vescovo nel suo messaggio ai tanti fedeli che hanno gremito la cattedrale Tifernate, come ad esempio sta accadendo nelle zone terremotate, ma abbiamo anche la distruzione delle guerre in corso, le violenze, un degrado morale e civile dovuto alla corruzione, alla droga, nuove povertà e tanto spreco. I nostri patroni ci invitano ad affrontare questi mali così pesanti come una sfida che insieme si può vincere, addirittura come un'opportunità di profondo rinnovamento culturale, sociale e religioso. Ora il vescovo, come prevede il diritto canonico, ha avviato la visita pastorale, come ha detto anche ai tanti fedeli presenti durante il pontificale che abbiamo ripreso ieri sera e trasmesso, e questa sera andrà nuovamente in replica sul nostro TRG canale 111. La misericordia del Padre, la pace del Signore nostro Gesù Cristo, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Sono convinto, fratelli e sorelle, che la misericordia ci consente di recuperare l'umanità più bella che è inscritta nel DNA, nella parte più sensibile e più potente della nostra carne. La capacità di tenerezza verso chi è nel bisogno è quanto meglio ci qualifica come figli di Dio ed anche come umani. Infatti, l'autentica natura umana non è quella della violenza, della paura dell'altro e della chiusura, ma il desiderio di aiutare, accogliere, soccorrere, amare, incontrare. La misericordia, che diventa programma e stile di vita, ci umanizza e ci fa somiglianti a Cristo e quindi ai santi. Proprio in quest'ottica, sorelle e fratelli, con gioia decreto oggi l'indizione della visita pastorale, che durerà 2 anni, fino al 13 novembre 2018. Il senso della visita pastorale è quello di farmi ancora più vicino alle persone, specialmente quelle più disagiate, andando in tutte le parrocchie, le unità pastorali e le vicarie, per ascoltare, per conoscere, per condividere, incoraggiare, ma anche per ricevere io stesso il vostro conforto e il vostro buon esempio, come tante volte mi accade, per pregare insieme e condividere sentimenti di vicinanza e di affetto. Per l'intercessione della Madonna e dei Santi Tifernati, questa visita pastorale sia un evento di grazia per tutti.